Hello, Francesco, again. Lesson 9, oggi di tecnica di traduzione, vedremo insieme altre 5 frasi che io tradurrò per voi. Come sempre, giocate con me, provate a fermare il video quando pronuncio la frase che sto per tradurre e confrontatela con la mia versione. Continuiamo oggi con le domande, quindi con question words, e vediamo cosa ho preparato per voi. Partiamo da una frase molto semplice. Qual è il tuo numero di telefono? Chiaramente qui si gioca molto molto semplice. La traduzione è letterale. What is your phone number? What is your phone number? Potrei specificare qui eventualmente what is your mobile number? O cell phone number per un americano se vuole sapere il numero di telefono mobile, oppure what is your office number, your landline number, il tuo numero di rete fissa, si dice landline a seconda del tipo, però what is your phone number è sicuramente la versione più aperta e più semplice da utilizzare. Andiamo con la seconda. Un pochino più difficile, qual è l'indirizzo di Lisa? Anche qui, what is oppure what's, ok? L'indirizzo di Lisa dovrò usare il possessive case, what's Lisa's address? What is Lisa's address? L'indirizzo è Lake Road numero 18. In inglese, quando comunico gli indirizzi, è normalmente buona pratica mettere il numero prima della via. Quindi dirò It's 18 Lake Road. Ecco una cosa un po' particolare, diversa dall'italiano. Lei abita in Strada del Lago 18, sarà It's 18 Lake Road. Andiamo alla prossima. Anche qui un pochino più difficile, bisogna conoscere i numeri, anche questo è un prerequisito fondamentale per avere buona capacità di traduzione e buona capacità di dialogo. Quindi la frase è: ci sono migliaia di luoghi interessanti da visitare in Italia. Quindi ci sono, there are, migliaia, bisogna sapere come si dice mille. Come bisogna sapere come si dice 10, 20, 30, 100, 1000, 1 milione, eccetera. There are migliaia, quindi thousands of interesting. Oh my God, there are thousands of interesting. Posti, places, a thousand of interesting places da visitare, to visit in Italy. Oppure posso dire, there are thousand of interesting places worth a visit in Italy. Quindi ci sono migliaia, scusate, ci sono migliaia di interessanti posti, dice l'inglese. Posso anche dire worth a visit. Scusate, scrivo un po' male, mi rendo conto. Worth, che worth vuol dire che valgono la pena di essere visitati. Worth a visit. There are thousands of interesting places to visit, or the thousand of interesting places worth a visit in Italy. Va bene. Procediamo con il prezzo. Se devo chiedere il prezzo di qualcosa, la frase dice: mi scusi, quanto costa questa rivista? Ovviamente non dico I'm sorry, ma dico excuse me. Ho due modi per chiedere il prezzo di qualcosa. Il più semplice è usare il verbo essere e quindi dirò how much. Is this magazine? Quant'è questa rivista? Oppure,
Se voglio complicarmi la vita, posso usare il verbo cost. Trattandosi di una domanda, il verbo cost, che non dovrebbe essere, ha bisogno di un ausiliare, quindi how much does this magazine cost? Quindi due traduzioni possibili. How much is this magazine? O how much does this magazine cost? La risposta è costa 3,10 euro. Anche qui, come nella domanda, dirò semplicemente it is 3,10 euro oppure 3,10 euro. Potete dirlo in due modi il prezzo. It's 3,10 euro oppure it's 3,10 euro. Oppure invece di it is posso dire it costs. It costs 3,10 euro oppure it costs 3,10 euro. Molto bene. L'altra persona dice ecco una banconota da 10 euro. Here's a 10 euro bill. Here's a 10 euro bill. Ecco una banconota da 10 euro, oppure tenga una banconota, oppure prenda una banconota o ciappa una banconota. E in inglese l'abbiamo già visto nelle lezioni precedenti, nonché sulle lezioni grammaticali di learnenglish.com. Here is a 10 euro bill. E il commerciante mi dice, ecco a lei il resto. Here's your change. Resto non si dice rest, che significa invece riposo, ma il resto che ti danno dopo aver pagato qualcosa in moneta è here's your change, ok? Bene, chiudiamo con, sempre parlando di prezzi, di pagamenti, di shopping in un certo senso, perché la frase da tradurre è la frase da tradurre è posso pagare in contanti? Che in inglese è can I pay? E qui posso dire can I pay cash? Quello che mi verrebbe più naturale è dire can I pay cash? Ma si può anche dire can I pay in cash? Oppure can I pay with cash? Ecco le tre possibilità. Can I pay cash? Can I pay in cash? O can I pay with cash? E la persona risponde sì, certamente. Yes, of course. Yes, of course. Ok, bene. Non ci sono altre traduzioni per la lezione numero 9. Il corso completo si trova su learnenglish.com. Dalla lezione numero 10 in poi, occhio perché saliamo di livello di difficoltà. Quindi nelle prime lezioni abbiamo visto cose che sono pertinenti alla grammatica base, diciamo a livello A1, grosso modo. Dalla lezione 10 in poi cominciamo a salire di livello, quindi il viaggio si fa più interessante. Allora, a presto con la prossima lezione da Alex. Bye bye, see you soon, thank you for being with me, ok? Bye bye.